Nel nome del Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen. Buongiorno via Cristo Re. Buona e sana domenica, prima dopo l'ascensione, il Vetus Ordo, nel nuovo Ordo e l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, che è stata festeggiata già giovedì scorso, giovedì 13 maggio, nel Vetus Ordo. E sto qui vicino al fosso catacombale, prima della Santa Messa, come ogni domenica, sono le 8 e un quarto. Allora, io volevo dire alcune cose. Uno, praticamente, ho dovuto fare il terzo canale, praticamente, cioè sarebbe il quarto, perché tengo quello della mia carissima amica e socia Anna Balzano, gestito da me, e ho dovuto fare praticamente il terzo canale dopo che mi hanno bloccati tutti e due per disinformazione in ambito medico. Dopo che ho fatto il video in cui ho spiegato la posizione di Croce Cattolica in merito alla Marcia per la Vita 2021 di sabato prossimo, e poi ho dovuto cancellare e ricaricare sul terzo canale il video perché una persona si è presa collera perché l'ho definita Wojtyłana pubblicamente. Io per violazione alla privacy. Se violazione alla privacy in base all'articolo 690 al disegno del decreto legislativo 693 del 2003, 296 del 2003, dire che praticamente una persona è legato in modo ossessivo, fissato, esaltato alla figura di Giovanni Paolo II, cosa, perché non ho reso nessun dato personale di questa persona. Vi lascio a voi il commento di quando praticamente la gente, oltre che permalosa, è anche ossessiva e non vuole essere affiliata a Wojtyło, però lo è, intrinsecamente lo è. Infatti tutte le persone che stanno andando da me sono Wojtyła e Ratzinghiani, irrecuperabili, irrecuperabili, purtroppo. Allora, oggi è la parola di quindi mi hanno fatto il terzo canale, questo pericoloso criminale esaltato che ha subito in 5 mesi 7 avvertimenti, 6 volte il canale bloccato e per poco non me lo chiudono perché ho 2 avvertimenti su 2 canali, vedete qua. Vi lascio a voi immaginare perché sono l'unico che dice la verità, l'unico che ha le palle di dire la verità. Rimane se Visione TV o BioBlu vengono bloccati così, si hanno chiuso il canale di BioBlu, ma ho aperto la piattaforma in televisione. Non è che questa disponibilità economica, a voi vi lascio ogni valutazione. È la parola di Dio. Andiamo alla parola di Dio. Oggi la prima domenica, la domenica dopo l'ascensione, la prima di San Pietro Apostolo. Carissimi, siete saggi e sobri per poter pregare. Innanzitutto abbiate tra voi intensa carità, perché cago con la moltitudine di peccati. Sono molto contento del rosario detto la sera. Ieri eravamo ancora 13, quindi il gruppo resiste. Sopra le 10 persone, veramente da 2 settimane, tutte le sere, e ho intenzione di renderlo perpetuo, questo rosario. La caratteristica di Croce Cattolica deve essere la preghiera rosariante perpetua. Praticate l'ospedale universi senza borbotta, ciascuno agisca secondo i doni ricevuti, a servizio degli altri come un bravo amministratore a molteplici grazie di Dio. Se uno è dono della parola ne usi come di oracolo di Dio. Se uno è un ministero eserciti con l'energia che fornisce Dio, affinché ogni cosa sia glorificata di Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Questo che dovrebbe fare ognuno per rendere gloria al Signore, conoscere, amare e servire nostro Gesù Cristo e godere una vita eterna. Dal Vangelo di San Giovanni. Gesù e i suoi discepoli, quando verrà il consolo che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che dal Padre procede, nella testimonianza, prossima domenica, domenica di Pentecoste. Voi stessi mi siete stima perché sin dal fin principio con me. Vi ho detto queste cose perché non vi scandalizzate, vi scacciate dalla sinagoga, anzi, mi auguro che chiunque vi uccide creda di rendere omaggio a Dio. Infatti, chi uccide Gianluca Martone rende omaggio a Dio, si pensa. E faranno questo perché non mi hanno conosciuto né il Padre né me, ma vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate che io ve l'ho detto. Quindi chi vuole seguire un Signore Gesù Cristo deve incontrare le persecuzioni, l'ho detto io, pur di non farmi il vaccino, si deve essere disposti alla morte, meglio la morte, meglio la morte. Ave Maria, grazie stai con benedica tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Andiamo adesso nel sottofosso catacombale per la Santa Messa Domenicale. Amen. Allora, buongiorno a tutti, ore 10:46, sto qui a Telese, al termine di Telese praticamente. Sto aspettando che finisce sta corsa, io non la sapevo. Sono venuto in questa corsa per farmi una passeggiata sulle doline di Montepugliano. E ieri praticamente faccio questa cosa, ieri è stato il Giro d'Italia, è arrivato a Guardia San Framondi e è passato a Telese, vedete qua che bella bicicletta rosa. Il Giro d'Italia a Telese, perché da Telese poi sono saliti verso Guardia San Framondi dopo aver scalato
se negli anni passati sicuramente sarei andato, però Gianluca adesso, come avete visto, è impegnato in cose ben più importanti, però la passione per la bicicletta resta sempre, vede? Bellissima sta bicicletta, gigantesca, molto bella. Iniziata praticamente la passeggiata qua, sono i Dolomiti di Montepugliano. È una bellissima passeggiata questa. Ora speriamo di non trovare maratoneti, praticamente atleti che stanno scendendo. Praticamente ho avuto questa brillante idea proprio oggi di venire qua. Guardate qua come hanno la cura per il corpo le persone. Avessero sta cura per l'anima, guarda. Saremo tutti campioni della fede. Praticamente, speriamo che questi non vengano addosso, mo. Cioè, ho avuto una bella tutte le domeniche o oggi devo venire qua, io non lo sapevo, se non sarei venuto. Le scelte spesso. Speriamo di non pentirmene. Eccetera. La temperatura è buona e fresca, non fa né caldo né freddo. Ideale per camminare per non zurare. Eccetera. Ecco qui. Mancano parecchi atleti. Mamma mia. Spero non mi travolgono gli ist. Mamma mia. Manca una camminata in grazia di Dio posso farmi. Vedete qua, bellissimo questi boschi. Qua siamo nel cuore del Sannio. Therese Terme, nota per le terme. A settembre vengo a farmi sempre le cure in natatoria. Eccolo qua, nate. Mi è già spostata. Eccoli qua. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ecco qui. Buongiorno, buongiorno. E continuiamo a salire. Ave Maria, grazie, stai con benedica tua moglie, possetto benissimo. Mentre studi Santa Maria Mater Dei, ora per nobis, peccatorio, nunc et in hora mortis, se no, stai Gianluca Marto, verso Dolini di Montepugliano. Amen. Allora, sto qui nel bosco, per un 300 metri li ho evitati, e mo li rincontrerò sicuramente i ritardatari. Praticamente, vedete che meraviglia questa escursione, proprio nel bosco delle Dolomiti di Montepugliano, che sono delle collinette sopra Therese Terme, sono bellissime. Ecco qui altri atleti. Sì, questo è, sì. Forza, forza. Fra un'oretta arriverete, dai. Forza. Li ho scoraggiati. Fra un'oretta arriverete. Oh, quando gli altri stanno già mangiando. Questo gesto sa. Scusate. Comunque. Praticamente sto qui nel bosco. Qui nel bosco, secondo me troverò qualche nato. Mamma mia. Mamma mia. Proprio oggi, chi mi ha accecato. Eccola qui. Qui il percorso stava lì andando giù di sotto, però per andare alle rovine bisogna continuare di qua. Piano piano si arriva al punto. Sono delle pietre qui, un bosco sceso, per uno di particolare. Una passeggiata rilassante oggi, ho voluto fare come questa, rilassante tra una atleta e un'altra. Va bene. Ave Maria, grazie, stai con benedica tu, benissimo frutto suo ventre, stui Santa Maria Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Gianluca Martino, presidente nazionale di Crociata Cattolica, vi saluto dal bosco.
di Teles. Amen. Allora, sono qui, sono mezzanotte meno 10, sto camminando nel bosco. Mi sono liberato degli atleti che mi stavano assediando. Guarda che meraviglia, sono tutti quanti questi cipressi, questi sono i faggi, iniziano praticamente dopo sui 1000 metri, qua l'altitudine è sui 400-500 metri, quindi sono cipressi nel bosco di Telese, vedete che meraviglia. È una passeggiatina molto bella, ci sono ancora i segni della corsa, molto bella, che prende aria, si prende aria oggi. Sono molto contento del rosare la sera, veramente è ottimo. Ecco qui praticamente la delimitazione. La delimitazione praticamente. Ecco qui. Sto facendo lo stesso percorso che ho fatto per venire, vedete i segnali, e mo scenderò in partenza. Sarà una passeggiata di 4-5 km a piedi per prendere un po' d'aria, rilassarmi, un po' andare a camminare. È importante passeggiare e muoversi, fa bene allo spirito e fa bene all'anima, praticamente. Ave Maria, grazie a stai con benedica tu mulieribus, et benissimo frutto suo ventre, stui Santa Maria Mater Dei, ora per nobis peccoribus, nunc et ora mortis nostri, amen. Quindi andiamo diretti verso il traguardo, amen. Allora, siamo nell'ultimo tratto, vedete, stiamo scendendo, fate una bella passeggiata tranquilla, la rende rilassante. Nella bellissima Telese, che vi consiglio di andare di venire a trovarmi, di venire a trovarmi ai soci, agli amici di Crociera Cattolica, vi porto volentieri in questo ridente paese sannita, noto per le terme, sperando che non mettano un green pass. Ne stavo parlando proprio con Luciano, che lui giustamente, è chiaro, deve portare la figlia domenica a mare. Però io gli ho detto, guarda che secondo me Lucia sarei costretto a farti il tampone, perché mettono dappertutto il green pass. Spero di sbagliarmi, spero, ma non credo proprio. Anzi, devono prendere con l'acqua alla gola le persone, tutti i giovani, per andarle a vaccinare. Il generale figliuolo lo ha detto in modo netto, quindi poco ci credo. Che ci saranno oasi senza necessità di farti il green pass. Quindi è chiaro, il vaccino assolutamente no, meglio la morte, però il tampone, anche se inattendibile, anche se purtroppo siamo in un regime che non avrà fine, senza associazioni. Io per esempio mi potrò muovere per motivi lavorativi, mi potrò muovere come presidente nazionale di Scienza, ecco perché l'ho fatta, però è chiaro che ci sono altre implicanze, purtroppo, che spero di, sicuramente sceglierò l'albergo, anche perché mi muovo esclusivamente per andare agli ospedali, quindi sceglierò sicuramente l'albergo che non mi chiede il green pass, però chi non può, purtroppo, il tampone, purtroppo, non mi sembra una cosa inevitabile, purtroppo. Ecco qui, sto per scendere, ecco qui Telese, sto per arrivare alla fine del percorso, questo bellissimo e tranquillissimo percorso sulle suggestioni di Monte Pio. Ave Maria, grazie a stai con benedica tu mulieribus, et benissimo frutto suo ventre, studi Santa Maria Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostri, amen. Vi saluto dal suggestivo sentiero dei Donini Monte Pio di Telese Terme, amen.